Grazie, buongiorno a tutti, grazie direttore Boni, grazie ai padroni di casa, Alessandro Carino, per aver ospitato questa iniziativa e per aver fortemente collaborato a questa iniziativa. Grazie alla signora Elena Vacchiroli Mascagni per la presenza e per aver aderito all'iniziativa stessa. Per noi era fondamentale che la famiglia e la signora in particolare fosse d'accordo sul percorso. Grazie al promotore vicario Milo Ferrari e grazie a tutti i colleghi in sala e alla stampa presente. Vorrei iniziare il ragionamento con un aneddoto che poi un aneddoto tanto non è perché è stato un po' la base dell'iniziativa. All'inizio di maggio di quest'anno mi chiama Paolo Mascagni e mi chiede un incontro insieme al nostro vicepresidente vicario Roberto Kerkoc per fare una disamina generale sulla situazione delle imprese a Bologna. In questo incontro, devo dire, guardandolo poi con considerazioni successive, Paolo aveva manifestato grande interesse e grande preoccupazione per la crescita delle imprese nel nostro territorio e di come queste imprese avessero potuto, in un modo o nell'altro, oltre al ruolo sociale che normalmente svolgono, aiutare i giovani in un inserimento vero nel mondo del lavoro. Questa è una preoccupazione che Paolo ha più volte manifestato e che è stata un po' la linea guida postuma nel ricordo di quello che noi poi oggi stiamo promuovendo e organizzando. Credo che lui fosse un esempio, sia stato un esempio di una testimonianza appassionata e convinta proprio del ruolo dell'industria nello sviluppo del territorio bolognese. E per questo abbiamo voluto dedicargli un percorso un po' particolare che portasse alla luce tante storie imprenditoriali normalmente poco conosciute, perché sotto traccia, magari non direttamente sotto il riflettore. Questo credo che sia molto importante perché gran parte di queste storie imprenditoriali, di queste imprese, contribuiscono in maniera attiva a dare grande impulso alla crescita della nostra società. Con questa iniziativa, che ha una formula un po' nuova, perché ha una formula legata a intervista e ricerca, cercheremo di fare conoscere queste realtà imprenditoriali, raccontando la loro storia, parlando dei loro successi, parlando anche in forma critica dei loro numeri. Certamente questo non sarebbe stato possibile se non attraverso la collaborazione con il giornale di Bologna per eccellenza, cioè Alessandro Carlino, che ci ha consentito di promuovere il percorso che certamente sarà un elemento cardine dell'iniziativa stessa, quindi in questa occasione mi permetto di ringraziare ulteriormente il direttore Boni, il direttore Visci e ovviamente tutta la testata giornalistica per questa grande disponibilità che hanno manifestato. Tornando al filo conduttore, due sono i filoni dell'iniziativa, uno legato al mondo delle imprese e uno ai giovani. Per quanto riguarda le imprese, ogni settimana ci soffermeremo su una realtà che si è contraddistinta per la crescita e la disamina verrà fatta seguendo i risultati economici, seguendo l'evoluzione tecnologica dell'impresa stessa, seguendo il ruolo dell'impresa all'interno del territorio, quello che ha fatto, il riconoscimento ufficiale, il rilancio dei marchi storici, tutto ciò insomma che l'impresa specifica ha saputo dare all'interno del contesto territoriale. L'intento è oggettivamente di evidenziare ancora una volta come le imprese o quali imprese nei diversi settori produttivi, nelle varie specializzazioni, siano riusciti a generare benessere e sviluppo per la nostra città. E mi permetto di dirlo, stanno continuando a farlo in un contesto economico-politico certamente complicato, su cui non voglio soffermarmi, ma che certamente non favorisce il lavoro delle imprese stesse. È evidente che noi imprenditori impegnati direttamente negli organi associativi ci teniamo fuori da questo percorso. E a noi il compito di segnalare, di portare in luce invece nuovi colleghi che in questo percorso hanno certamente dato e stanno continuando a dare grande impulso al nostro territorio dal punto di vista economico. Sul secondo punto, i giovani. Si sottolinea un po' da diverse parti, un po' da parecchio tempo, l'importanza di avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Diciamo che è un elemento che non deve essere tanto slogan all'interno del nostro contesto associativo quanto un obiettivo e un impegno effettivo. In pratica già tra meno di 15 giorni porteremo nelle aziende circa 4.000 giovani,
a capire di persona come funziona e cosa vuol dire essere e fare impresa. E mi riferisco in particolare alla nostra giornata annuale dell'orientamento per diffondere l'importanza della cultura tecnica. Diciamo che con questo premio abbiamo dovuto cogliere anche un'ulteriore occasione per attivarci in tal senso. Ci siamo in particolare rivolti con borse di studio a neolaureati o laureanti in discipline letterarie e filosofiche che normalmente hanno maggiore difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro. Questi giovani saranno coinvolti soprattutto nella raccolta delle informazioni presso le imprese e parteciperanno insieme all'organizzazione dell'Espo del Cardino alla stesura degli articoli. È certamente un contributo piccolo, però credo che possa essere in tutti i casi importanti per inserire queste realtà giovanili nel mondo del lavoro, che sappiamo essere difficilmente capibile e difficilmente affrontabile, soprattutto in questi periodi. I tempi. Come ha già detto prima il direttore Boni, l'iniziativa si svolgerà da novembre 2011 a novembre 2012. Durante questo anno verrà scelta la vincitrice attraverso una giuria, il voto di una giuria costituita dai componenti del Consiglio Direttivo dell'Industria, dai rappresentanti del resto del Carlino, dal professor Emilio Ferrari, dell'Università di Bologna, e naturalmente dalla signora Elena Zacchiroli Mascagni. E tra queste ovviamente verrà scelta la vincitrice, la quale verrà assegnato il premio per la Mascagni. Le interviste poi saranno direttamente consultabili anche online sul sito dell'Espo del Carlino. È stato certamente difficile non cadere o cercare di non cadere in retorica, soprattutto in manifestazioni di questo tipo, in commemorazioni di questo tipo. Credo che la cosa migliore fosse quella di riprendere di fatto un grande obiettivo che credo che Paolo avesse, anche perché proprio pochissimo tempo fa l'aveva manifestato, cioè quello di dare impulso al mondo dei giovani e un impulso proprio al ruolo dell'impresa all'interno della nostra realtà territoriale. Credo che sia importante ricordarlo in questo modo e credo che sia importante comunque promuovere questa iniziativa, perché oggi il mondo delle imprese ha bisogno di supporti da tutti i punti di vista, e questo può essere un piccolissimo contributo, ma credo un contributo significativo.